titolo che riprende quello di cui parlavamo poc'anzi, ma in un'altra chiave, perché sì, si parla di rottura, per fortuna, però non una rottura a livello muscolare, di crociato, di ginocchia, eccetera, come purtroppo quella che invece ha preso Scamacca. Si parla di una rottura a livello di calciomercato, quella, ormai lo sapete molto bene, di Chiesa alla Juventus. Il giocatore è stato silurato letteralmente da mister Thiago Motta, che dice essere fuori dal progetto, e quindi come potrà trovare il proprio futuro Chiesa? Il nostro titolo fa un'ipotesi, vale a dire l'Inter ci pensa. Thomas, l'Inter ci pensa, ma tu scuoti la testa. No. No, non sono d'accordo su questa operazione, a mio punto di vista. Giustamente poi le società sanno quello che fanno, ma io lo scambio con Frattesi non lo farei mai, nonostante sono un estimatore di Chiesa. Per me è uno dei giocatori più forti italiani che abbiamo, nonostante l'infortunio e quello che volete, ma uno scambio del genere non lo farei mai. Ma io guardo il futuro, perché Frattesi è un uomo molto importante per questa Inter, poi ne parleremo. Ma si potrebbe parlare anche di un'eventuale Chiesa senza scambio di Frattesi, quello magari sì, quello sì, un'altra però opzione. Voglio capire dove lo andiamo a mettere, va bene, parametro zero puoi farlo, ma dove lo vuoi mettere nel 3-5-2? Lo metti a posto di Dumfries a destra? No, dove giocava con Allegri l'anno scorso. La punta. Fa la punta. Fa la punta, perché non lo vedo nei 5, non lo vedrei nei 5, perché ti fa la fase offensiva, è vero, ma non copre, la fase difensiva non la farà mai. Vi ricordate quella partita a Napoli, che lo fece giocare nei 5 a Napoli? Sì, quando il Napoli vinse 5-1. Esatto, esatto, sì. Fece avanti e indietro, non capiva niente, perché era fuori ruolo, era fuori uomo di corsa, ma deve giocare dalla metà campo in su un giocatore del genere, secondo me è stratosferico. E giustamente adesso le società si metteranno d'accordo, noi conosciamo benissimo Marotta come è bravo a fare queste operazioni, però io, dopo ne parleremo dell'Inter, non mi priverei mai di un giocatore come Frattesi, ma in prospettiva Mkhitaryan e Anzianotto sta andando via, e poi se dovesse arrivare un'offerta per Barella l'anno successivo, hai già il sostituto, non devi andarlo a prendere. Sì. È vero che uno dice con quei soldi lo vado a comprare, no, ce l'ho in casa e me lo tengo. Ecco, sì, Federico, effettivamente, però magari non con lo scambio di Frattesi, no? Chiesa potrebbe arrivare, ricordiamoci che il prossimo anno parte a zero, cioè scadenza nel 2025. Ma infatti io credo che la mossa dell'altra sera di Thiago Motta sia stata concordata ovviamente con Giuntoli, e credo che derivi proprio da questo, cioè la Juve ha capito che Chiesa non ha tutta questa fretta di andare via. Sì. Questa è la mia sensazione, poi magari invece le cose cambieranno. Io, da quello che sto vedendo, Chiesa non mi sembra un giocatore che smania per andare via. Mi sembra più uno che sa di essere all'ultimo anno di contratto, ha capito che la sua avventura alla Juve è finita e ora si prende il tempo che gli serve per decidere. Ti dico di più, secondo me ha anche messo in conto che potrebbe non giocare per qualche mese. Okay, perché poi c'è il mercato di gennaio e magari a gennaio una soluzione si trova. Perché Chiesa, secondo me, sta mirando ad andare all'Inter a parametro zero. Io mi sono fatto questa idea qui. Però io dico, un giocatore del genere, no? Nazionale, quello che vuoi, può stare 3-4 mesi senza giocare e non mettersi in mostra? No, allora, poi lì bisogna vedere, perché parlo magari di gennaio, parlo giugno. Ma magari, sai, magari la Juve, se non riesce a cederlo a settembre, poi in qualche modo lo inserisce. Non saprei. Ma secondo me la Juve è molto arrabbiata. Però la figuraccia che farebbe. E Giuntoli ha detto a Thiago Motta di dire quelle cose. Guarda, perché vogliono, tra virgolette, fare un po' spaventare Chiesa, cioè del tipo, guarda che tu qui, se rimani qui, tu il campo non lo vedi io più. Io vedo che praticamente la nostra regia ci ha preparato la grafica, ce la sta proponendo, allora la condividiamo con voi. Thiago Motta scarica Chiesa e lo fa con queste parole: Chiesa è rimasto fuori per motivi di mercato, e il discorso vale anche per gli altri esclusi, tranne Miretti che è infortunato. Siamo stati chiari con loro, sono tutti calciatori bravi, ma devono cercare delle soluzioni dove possono giocare di più. Le decisioni sono prese, quindi veramente tassative,
sia per Chiesa che per gli altri. Arrivo anche da Elena, non prima però di aver fatto un passaggio a Thomas, perché dice assolutamente no, fermi tutti, allora spiegaci. Ti spiego, io non sono d'accordo, perché il direttore sportivo non deve dire all'allenatore che cosa deve fare, è lui che si deve prendere questa responsabilità. Okay. Io questo lavoro lo faccio, faccio il direttore sportivo, non mi posso permettere di dire all'allenatore di andare in conferenza stampa e dire le cose, assolutamente. Però c'era la partita, no? Okay. C'era l'amichevole e dopo la partita c'era l'intervista a Motta. Certo. Ed era ovvio che sarebbe stata fatta una domanda su Chiesa. Ma non si fa questo. E se io sono inviato per Netflix all'amichevole, la prima cosa che chiedo a Thiago Motta è: ma lui non deve rispondere. Subito. Lui non deve rispondere, perché è il direttore sportivo che si deve prendere queste grane, non l'allenatore. Questo è il mio punto di vista, come lo vedo io. Ecco, guarda, Elena, visto che tu tratti anche proprio delle cause, vista la tua professione, a livello, diciamo, di correttezza, secondo te ci sta che sia Thiago Motta a parlare e sbilanciarsi anche sulle questioni di calciomercato, o dovrebbe essere il direttore Giuntoli a magari proferire in merito a queste questioni? Secondo me deve essere sempre il direttore sportivo a parlare di mercato e di bilanci, non certo l'allenatore. Immagino e spero che Giuntoli fosse d'accordo con queste dichiarazioni che ha fatto Motta, cioè ne avessero parlato prima. Ma magari è proprio stato Giuntoli a dire a Thiago Motta di... No, infatti, che non siano state fatte da Motta l'Imperio, credo, certo. Perché avrebbe poco senso. Io devo dire che non avrei reso pubblica questa cosa qua, perché comunque togli valore ai giocatori che hai messo fuori squadra o in lista per uscire, diciamola così. Logicamente, se ci sono delle squadre interessate, giocano al ribasso, non giocano certo al rialzo, esatto, per acquistarteli, perché sanno che tu li hai messi palesemente sul mercato. No? Certo. Poi di Chiesa, purtroppo oggi come oggi, avendo solo un anno di contratto, il suo tesseramento vale poco, però quel poco è anche giusto che se la Juve lo venda si prenda quei soldi, anche perché ha investito su di lui quando l'ha comprato e l'ha aspettato per 2 anni prima che rientrasse effettivamente ed essere quel qualcosa in più post infortunio, no? Perderlo a parametro zero non sarebbe una buona cosa per la Juventus. Soprattutto considerando anche il calciomercato, no? Che sta facendo, considerando anche come Giuntoli si muove. Giuntoli non mi sa di uomo che perde un calciatore a parametro zero. Però adesso vi faccio... Ma non dipende più da Giuntoli. Sono d'accordo. Ormai vi faccio d'accordo. Una domanda. Adesso abbiamo visto... Scusa Elena, vi faccio questa domanda. No? Abbiamo visto queste dichiarazioni dell'allenatore, no? Sì. Quindi, no, tutta la società dura, è quello che volete. Chiesa non va via. Mettiamola così, no? Chiesa gioca. No, appunto, viene messo fuori rosa come dice l'allenatore, perché abbiamo letto queste dichiarazioni. A settembre, ottobre, Chiesa entra in campo, perché alla Juve ha bisogno. La società che figura fa facendo giocare questo giocatore? Di chi è la colpa? Del tecnico o del direttore sportivo? Ecco, questo lo voglio capire dopo. Perché dopo succedono, può succedere... Si dimenticano in fretta, secondo me. Però, perché dopo diventa Thomas, complicato. Scusami, però io non ho letto che... Cioè, io non ho sentito Thiago Motta dire che Chiese fuori rosa, Fuori dal progetto. Sono una lista di uscita, letto. Ho capito, esatto, ragazzi, fuori dal progetto. Sì, ma non è l'unico, è fuori dal progetto anche Milik, certo. È fuori dal progetto Rugani, ce ne sono 6 o 7 che quindi sono fuori dal progetto. Quindi se dovesse avere bisogno li ributtano nella mischia, è così, no, chiedo, perché io fuori dal progetto, io vuol dire che il giocatore non lo calcio. Poi c'è anche un'altra questione, secondo me, a livello ambientale, se Chiesa resta senza aver rinnovato e comincia a diffondersi in giro la voce che può andare all'Inter a parametro zero, Come lo fai giocare Chiesa a Torino? Appunto, è perché quello io che non ho detto. Voglio immaginare il pubblico, è quello che ho detto. Dopo di chi è la colpa? Però, dell'allenatore o di Giuntoli? Però dopo c'è che anche un giocatore che in questo momento sta lavorando per se stesso, certo. E non sta facendo il bene della Juve. Perfetto. Lì si è andati alla rottura, mi pare evidente. Sono d'accordo, su questo sono d'accordo. Ma io volevo capire le conseguenze in un futuro, se dovesse poi rientrare in campo, anche per i tifosi io stessi. Io credo che purtroppo Giuntoli si sia trovato con il problema Chiesa già l'anno scorso quando è arrivato alla Juventus, perché era un problema che doveva essere risolto prima. Non fai finta di niente e non gli fai firmare un rinnovo, bravo, magari anche solo 2 anni.
ma non lo porti poi a rischiare di andare via a parametro zero un calciatore come Chiesa, che concordo con Thomas che è uno dei più forti italiani, che oltretutto è anche aspettato, no? Visto i vari infortuni, quindi in un qualche modo è anche deciso di, cioè, giustamente per carità, però è investito su di lui, no? Scherzate, ragazzi. Certo, anche io mi ricordo che post europeo del 2021 c'era un'offerta di una squadra inglese per 100 milioni di euro per certo. Chiesa, e la Juve sì. l'ha rifiutata, quindi in quel momento la Juve era bella convinta di Chiesa come giocatore, e che era il valore aggiunto. Adesso invece è il problema della Juventus Chiesa, perché la Juventus è ostaggio di Chiesa. Posso dire un po' un parallelismo, visto che questa sera ho fatto il parallelismo prima con il mercato di Allegri e invece di Herrera e di Mourinho, un parallelismo questa volta non in chiave romano, bensì in chiave partenopeo. Cioè il fattore Osimhen che blocca quasi il mercato, no, con Lukaku lì che sta aspettando. Chiesa in questo momento comunque, non dico che stia bloccando, però certo che se la Juventus riuscisse a venderlo magari avrebbe anche già potuto fare la fatidica offerta di quei 60 milioni richiesti all'Atalanta, se non qualcosa certo. di meno per Kuhn Meyers, no? Per esempio. Però purtroppo, assolutamente sì. Purtroppo il giocatore a parametro, il giocatore che va in scadenza cioè, non è quasi più tuo. Sì, cioè sì. Ormai i giocatori la parte del dopo certo. già, sei già in ritardo se rinnovi un l'ultimo anno. Sì, sì, dovresti muoverti, due anni prima, come certo. ha detto Elena, era l'anno scorso che bisognava sì, affrontare sì. la questione. Mancavano ancora 2 anni di contratto. Mm-mm. Tu l'estate scorsa potevi anche dire a Chiesa o rinnoviamo, oppure però, se non ti interessa rinnovare ti vendiamo quest'estate. Avresti avuto molto più margine. E molto più mercato. E anche. Molto più mercato. Certo, certo. Invece, non facevi vedere che eri all'acqua alla gola. Invece non so perché comunque hanno, la richiesta di Chiesa è molto alta. Mi sembra che vuole 7 o 8. E vuole solo ragazzi, squadra ovviamente. E la Juve ha temporeggiato, ragazzi, sotto questo punto okay, di vista. Ok, ma allora lo poteva vendere. Sì, sì, certo. Cioè, perché tanto tu prima. Lo sai se credi in Chiesa o no. Perché quando hanno rifiutato quell'offerta di 100 milioni che diceva Elena, era prima che lui si infortunasse. È vero. Ed era un Chiesa strepitoso. Certo. Cioè, aveva fatto un europeo bellissimo, l'aveva vinto, era in rampa di lancio, e la Juve giustamente ci credeva. Certo. La realtà è che da dopo l'infortunio, noi quel Chiesa lì non l'abbiamo mai più visto. Mm-mm. E è quindi, vero. Secondo me, la Juve, un po' come è stato per Dybala qualche anno fa, la Juve non ci crede più. Cioè, non crede che Chiesa sia più un top player da 7-8 milioni netti all'anno. Certo. E quindi non gliele ha voluti questo dare. Però, secondo me deve insegnare come il caso di Osimhen post vittoria dello scudetto, che erano stati offerti 120 milioni se non mi ricordo male, sì. no? per Osimhen che ha rifiutato De Laurentiis, che le offerte così alte le società le devono prendere subito, mm-hmm. perché e poi può succedere di tutto, veramente un infortunio al giocatore. Un'andata come male. Come gli 80 milioni del Milan, sì, ragazzi, sì, sì. se voi pensate. L'anno scorso ha fatto male Osimhen e quest'anno, vedi, ha problemi a venderlo. Ecco, purtroppo questa sera vi dobbiamo parlare di alcuni stop forzati nella nostra serie. In apertura di puntata vi abbiamo parlato di Scamacca, e poi vabbè di Chiesa, però ovviamente non per quanto concerne la sua salute, e questa volta iniziamo a parlare di quello che è il blocco Inter, che dopo aver dovuto dire, non dico addio, ma un ci vediamo presto a Taremi, e lo dicono anche a Zielinski e Arnautovic, ovviamente infortuni molto meno gravi per fortuna, ma che non permetteranno loro di essere presenti a Genova. Thomas, riparto da te. Sì. Beh, comunque in questo momento, dicevamo, no, anche proprio nello scorso blocco, quello inerente alla Juventus, beh, l'Inter comunque si deve muovere sul mercato, perché con quanto sta succedendo in questo momento, anzi, Lautaro rientra proprio domani sì. anche. Il mercato è bloccato da Arnautovic e Correa, quindi l'Inter per prendere un attaccante deve cedere almeno uno dei due. E sto vedendo Arnautovic appesantito, ha fatto un'amichevole veramente disgustosa per il mio gusto, non ha voglia di giocare a pallone, e questo mi dispiace molto, perché ai tempi non mi dispiaceva, ti dico la verità, però non è l'età, 35 no, anni no, oltre quello, ma non, cioè, entra in campo svogliato, cioè io quando vedo le partite me ne accorgo subito, è un giocatore che non è né carne né pesce, mi dispiace dire questo, però è la realtà dei fatti. Però purtroppo non lo vuole nessuno, non lo vuole nessuno, e quindi il mercato dell'Inter... È anche lui che non vuole andare via. Sì, soprattutto, ma, credo. Però ci ricordiamo le parole di Ausilio?
Ausilio 2 mesi fa disse: è un uomo spogliatoio, ha fatto crescere Thuram, sta bene qua con noi. Cioè, ma non serve questo, serve che quando entri in campo, adesso siamo in difficoltà, perché l'Inter è in difficoltà, Lautaro è dovuto tornare prima. E quindi ci sono delle situazioni, adesso magari potrà giocare per le prime partite magari Mkhitaryan a fianco a Thuram o Lautaro. L'ha già fatto, tra l'altro, Inzaghi ha già sperimentato. Lui è molto bravo, Mkhitaryan, e quindi giocherà Zielinski, va bene, adesso è infortunato, ci sarà Frattesi, quindi bene o male per le prime gare ci si può arrangiare. Però, secondo me, e continuo a dirlo, un'altra punta di livello l'Inter la deve prendere. Ma perché? Certo. Perché ha troppi impegni, ragazzi. Adesso entriamo nell'ottica mercato, però fermiamoci un attimo su questi due nomi che hanno avuto uno stop. Elena Zielinski è appena arrivato, già infortunio muscolare, quindi un attimo di stop per lui. Cioè, gli unici due acquisti, effettivamente, Zielinski e Taremi. Esatto. I nuovi acquisti si sono fatti esatto. Tutti e due. Sì. Elena, a te. Probabilmente non erano abituati ai ritmi di preparazione dell'Inter. Di Inzaghi. Allora Zielinski si è salvato, perché se fosse rimasto al Napoli con i ritmi di Conte, non so, per continuare questo parallelismo, che ormai avete capito, questa sera è la mia serata dei paragoni, sì. Delle similitudini. Grande vittoria. Allora, scusami, vai. Zielinski, ok, è infortunato, però l'Inter vediamo che centrocampo che ha, ancora quello dell'anno scorso, che è fenomenale. Certo. Assolutamente. Quindi è una certezza. Possono aspettare che Zielinski recuperi, direi. Sì, in questo caso sì. Anzi, la nostra regia prima ci proponeva la grafica della formazione dell'Inter, anche perché c'è da dire che in vista dei prossimi giorni, Federico, ci sarà un summit sul mercato. Servono un difensore e un attaccante. Sull'attaccante, qui mi riallaccio al discorso che faceva Thomas. L'Inter lo deve prendere un attaccante, perché è vero che ne ha 5 ufficialmente, ma 2 non rientrano più nei programmi. Sì. Quindi Correa e Arnautovic, Inzaghi non li vuole più. Sì. E quindi ne ha 3 di fatto, che sono Lautaro, Thuram e Taremi. Vabbè. Poi però vedi che basta che uno abbia un problema, Taremi. E succede, perché nella stagione, a maggior ragione adesso che si gioca ancora di più, ci saranno tanti infortuni muscolari per tutte le squadre, quindi vince anche chi sarà più bravo a evitarli questi. Certo. E quindi una quarta punta la devi prendere, però per poterla prendere devi far uscire, anche perché c'è un problema proprio anche poi di liste Champions, cioè se tu non fai uscire qualcuno rischi poi di comprare un giocatore e di non poterlo far giocare in Champions League, per cui non può fare questo l'Inter. Ora la mia domanda è: già Arnautovic non voleva andare via, poco mercato, un ingaggio troppo alto, un'età avanzata. Ora che si è anche fatto male, è ancora più difficile venderlo. Non è un infortunio grave, però magari sta fermo 3 settimane, no, sai? No, dai. Non lo so, Marotta è bravissimo, quindi sono sicuro che sa, lui, Ausilio, Bacina, è uno staff fantastico. Però questa non è una situazione facile, no, eh? È vero. Sì, per assurdo l'Inter sembrava, no, quella meglio piazzata sul mercato, che aveva fatto degli acquisti già a gennaio nel mercato riparatore per portarsi avanti. In questo momento appunto c'è la tegola, e tra l'altro leggiamo Gudmundsson come un eventuale sostituto di Thuram. Attenzione, perché ne abbiamo veramente parlato 5 minuti fa. Gudmundsson in questo momento è veramente molto nell'obiettivo viola della Fiorentina. E poi è tutto legato, no? Ritorniamo al discorso di Nico Gonzalez. Quindi forse in questo momento Gudmundsson, vuoi anche, no? L'abbiamo detto proprio qua in studio, diretto a studio, per questo processo che ancora si deve svolgersi, e quindi l'Inter non è certa, poi ovviamente noi in dubio pro reo, no? Speriamo che il giocatore possa chiudere in fretta questo capitolo infelice, però comunque in questo momento tu non hai la certezza di averlo a disposizione. Si era anche parlato di un eventuale accordo qualora dovesse essere risultare colpevole. Sì, ma non ce l'hai. Però poi alla non fine ce l'hai. Hai un giocatore non hai, non hai giocatore materialmente, quindi non sarebbe una cosa giusta. Ma poi anche l'immagine della società, perché è importante anche, sono importanti anche queste cose qua. E io non lo so, continuo a vedere Gudmundsson nella formazione, ma l'Inter secondo me non lo segue più questo giocatore. Però Gudmundsson mi ha detto di no. Chiesa mi ha detto di no, dammi delle soluzioni. No, ma tu vedrai, allora anche lì Renan lì dietro. Adesso innanzitutto c'è Fontanarosa che sta facendo una partita, un,
un precampionato molto, sì. Molto bene, sta giocando molto bene, quindi secondo me potrebbe fare il terzo. Quindi peschi dal vivaio. No, dal vivaio, perché anche dopo parleremo anche del Milan. Dobbiamo imparare. È vero che dopo se perdi una prima partita, ecco perché ci siamo affidati, siamo, perché noi italiani siamo così, quindi. Però diamo spazio. Vice Bastoni, non è che gioca titolare, è il vice Bastoni. Quando mancherà Bastoni, ragazzi, abbiamo Bissek. Bissek è un grande giocatore, nessuno ne parla di questo ragazzo qua. È un giocatore che fa molto la differenza. Sì, sì. Che tra l'altro ti ha salvato adesso, che ovviamente è un amichevole, ma ti ha salvato. Giocherà di più quest'anno. E non hai perso contro la 90... squadra Inzaghi, no? Nei minuti di recupero ha segnato al 96esimo con il Pisa, no? Quindi questo derby tra i fratelli Inzaghi, alla fine anche l'Inter è riuscito quindi, a pareggiare. In questa squadra qua credo che ci voglia un altro attaccante sicuramente e poi magari un... Io, ci vuole il difensore. Difensore devi prenderlo. Sì, ma in attacco, quindi tu vivaio, no, basta. No, non no, no, in difesa, fuori. parlavo del difensore. Scusami, in attacco ci vuole un attaccante, ma un attaccante anche forte. Tipo? Tipo, adesso in giro non c'è più nessuno, cioè adesso quelli forti li hanno presi tutti. Però aspetta, Thomas, ti serve una punta di valore, ma che... Però per le rotazioni. Sì, per le rotazioni. Cioè, tu comunque hai Lautaro, Thuram e Taremi. Però vedi, io ad esempio Pinamonti non lo prenderei mai. Taremi quando rientra, prenderei più, secondo me se loro... La terza giornata, più o meno. Ma Taremi potrebbe anche rientrare prima, fine mese. Sì, dici, fine mese. Ma no, ma io penso che non sia una cosa lunga. Il problema, sai, è che comunque si gioca tra poco ormai. Oggi il 5, tra 10 giorni ci siamo. Sì. Se però seguivano uno come Gudmundsson e adesso si parla di Chiesa, mi pare di aver capito che cercano non proprio la punta alla Taremi, che infatti cercano più uno che salta l'uomo, sì, no? Sì, certo, un giocatore certo. Ha perso anche Sanchez, che magari era quello l'unico. Sì, sì, sì. Ora, di gente che salta l'uomo da prendere a poco prezzo, non è che ce ne sono tanti, eh? Però è vero che ancora, secondo me, è ancora presto. Vedrai magari Gudmundsson, magari la Fiorentina. Poi Nico Gonzalez magari fanno, come diceva la Elena prima, sono convinto di questi movimenti che faranno, perché fino alla fine non si può mai dire nulla. Però, ripeto, tu un attaccante lì devi andarlo a prendere. Ecco, tu Elena hai delle opzioni in chiave nerazzurra. Io ho la sensazione che la notizia Chiesa Frattesi sia semplicemente una notizia giornalistica priva di fondamento effettivo. Brava. Sinceramente. Ecco, però magari Chiesa non in chiave con Frattesi, ma Chiesa in generale, no? Che ti arriva a parametro zero a gennaio. Però tu dici non puoi aspettare fino a giugno. Non può privarsi di Frattesi. Io da Juventina sarebbe contenta di prendere Frattesi, sinceramente. Se Marotta mi fa una cosa del genere... Credo che Marotta... Cambi fede, no, ma infatti non ci credo minimamente. Non ci credo che Marotta possa fare Frattesi alla Juventus. Possa fare da Frattesi alla Juventus, ma non ci credo neanche, guarda. No, sai cos'è che si diceva, poi anch'io credo poco. A parametro, no, sai cosa si diceva? Non è, io ci credo poco a questa cosa, però si dice che ci possa essere anche magari la volontà di Frattesi, perché Frattesi vuole sa giocare di più, dici? Sì, Frattesi sa che alla Juve magari gioca riceve sempre delle garanzie. All'Inter in questo momento il titolare non è lui, certo, il titolare è Barella. Sì, ti ritrovi a far bene l'anno scorso alla Juventus. Federico, alla Juventus se prende Kop Meners, Frattesi dove lo metti? Che abbiamo già preso Douglas Luiz e Thuram. Se lo prendi, però c'è sempre la politica, vero, sé. Infatti, no, questo è vero. Infatti anch'io credo poco a questo scambio. No. Io credo più a Chiesa a parametro zero l'anno prossimo all'Inter. Sì, quello sì, è vero.